Ci servirà del cotone da lavorare con l'uncinetto del numero 1, un gancio con un moschettone e della stoffa di riciclo. In questo caso io ho usato la gamba di un pantalone dismesso. Dalla stoffa che volete utilizzare andiamo a ricavare il pezzo per la parte posteriore del nostro lavoro. Appoggiate il vostro telefono e misurate tutto intorno, ripiegando verso la parte frontale di qualche centimetro. E poi andiamo a tagliare. Questa parte in più che abbiamo lasciato ci serve per riprendere la nostra lavorazione con l'uncinetto. Ecco il filo e partendo da uno qualsiasi dei lati andiamo ad effettuare un'imbastitura di mezzo centimetro tutto intorno al perimetro della stoffa. Una volta che abbiamo preparato il nostro pezzetto di stoffa, andiamo a tirare fuori i punti semplicemente con delle maglie basse tutto intorno. Fatto il cappietto iniziale, giriamo la stoffa fronte a noi e l'uncinetto lo andiamo ad infilare. Al tatto voi lo sentirete esattamente a filo della piega e lo facciamo uscire. Vedete, proprio sotto, di modo che quando noi andiamo a tirare il punto, lavoreremo il nostro giro di maglia bassa e nel contemporaneamente andiamo ad inglobare la piega e quindi andiamo a fissarla. Vi faccio vedere un pochino come fare per tirare fuori i punti, ma questo è un metodo che già ho usato per un altro lavoro di riciclo e che trovate in rete ed è la round bag di riciclo jeans e uncinetto. Se volete vedere perfettamente come fare o come agevolarvi il lavoro. Vado ad estrarre il cotone. È un poco fastidioso perché è sottile, l'uncinetto è piccolo e mi fisso con un punto catenella. Do una catenella di separazione, vado a qualche millimetro più in là dal primo punto che ho fatto e procedo con l'estrarre i punti successivi, sempre allo stesso modo, stendendo bene il punto che abbiamo tirato fuori per tenere ben stesa anche la piega. Catenella di separazione, vado ad estrarre il punto successivo. Cerchiamo di mantenere sempre la stessa distanza. Se vi è più comodo, fate dei segnetti con una matita, con un pennarello che poi andrà via durante il lavaggio e continuate ad estrarre i punti per tutto il perimetro del pezzetto di stoffa. Lavorato tutto intorno al perimetro del pezzetto di stoffa, sono dall'altro lato e vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto lavorato. Do una catenella, vedete, e abbiamo completato tutto il lavoro. Il consiglio che vi do è quello di tenere alla stessa distanza regolare tutti i punti che andate a tirare fuori. Vedete il mio come è bello disteso, non fa le onde, non raggrinzisce o non fa le pieghe. Ho lavorato il primo lato lungo e il primo lato corto. Per il secondo lato, sia lungo che corto, attenetevi agli stessi punti che avete ricavato dalla lavorazione dei suddetti lati. Nell'angolo, vedete che io nello stesso punto, proprio nell'angolo, ho lavorato circa 5 punti, 1,
due, tre, quattro e cinque. E così per tutti e quattro gli angoli. Adesso voltiamo un attimino il lavoro e con dei punti bassissimi ci portiamo nella maglia centrale del primo angolo a disposizione. Quindi io entro in ogni punto e vado a lavorare un punto bassissimo fino ad arrivare nel punto centrale dell'angolo, come vi ho detto poc'anzi. Uno, due, nel terzo, proprio questo qua che è all'apice. E da qui ripartiremo con la nostra lavorazione. Ripartendo da questo angolo che abbiamo raggiunto con la lavorazione dei punti bassissimi dal punto di chiusura, andiamo a lavorare una catenella lunga quanto il lato corto e ci andremo ad attaccare sulla maglia centrale dell'angolo opposto. Io parto con lavorare la mia catenella e poi vi faccio vedere dal momento in cui ci siamo riattaccati come continuare la nostra lavorazione. Quindi fatta la catenella per raggiungere l'altro lato della stoffa che abbiamo preparato in precedenza, ci andiamo ad attaccare nella maglia centrale lavorata dell'angolo opposto, quindi la terza, perché in ogni angolo abbiamo lavorato 5 punti bassi allungati, come potete vedere. 1, 2 e questa è la terza. Chiudiamo con un punto bassissimo e partiamo con la nostra lavorazione. Andiamo nel punto successivo, estraiamo il filo e lavoriamo un punto bassissimo. Andiamo nel punto successivo. E lavoriamo un altro punto bassissimo, andiamo in quello dopo e lavoriamo un altro punto bassissimo. Abbiamo lavorato tre punti bassissimi su tre punti, questo perché la nostra lavorazione, il primo giro, saranno tutte maglie alte. Voltiamo il lavoro, carichiamo il filo e andiamo nella prima catenella che abbiamo lavorato per agganciarci al lato opposto. Entro nella prima catenella e lavoro la mia maglia alta e continuo lavorando un punto alto per ogni punto della catenella che ho lavorato fino a raggiungere l'altro lato al quale ci attaccheremo con un punto bassissimo. Ho quasi raggiunto l'altro lato della mia lavorazione, vado a lavorare questi ultimi punti e vi faccio vedere come attaccare e ricominciare il giro successivo. Lavoro l'ultima catenella, vedete che corrisponde esattamente all'angolo della stoffa. Adesso contiamo 1, 2 e 3, entriamo nel terzo punto, estraiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Ecco perché vi dicevo, dovete avere gli stessi punti da tutti i lati, e su quello lungo e su quello corto. Ad esempio, se sul lato lungo avete estratto 40 punti, l'altro lato lungo deve avere 40 punti. Così come per il lato piccolo, se per il lato piccolo, ad esempio, avete estratto 20 punti, sull'altro lato piccolo ci devono stare 20 punti sui quali poter andare a lavorare. Adesso per ripartire facciamo come abbiamo fatto all'inizio, facciamo tre punti bassi, bassissimi nei tre punti successivi, lavorati intorno alla stoffa, 1,
2 e 3. Voltiamo il lavoro, vedete? Raddrizziamo la catenella e continuiamo sul primo giro di maglie alte, lavorando una maglia alta su ogni punto disponibile del giro sottostante. E procederete in questo modo per tutta la lunghezza, lavorando su tutti i punti dei lati lunghi che avete estratto sul pezzetto di stoffa. Ho terminato anche il secondo giro, vedete? Adesso vado a contare i miei 3 punti per potermi agganciare. 1, questo è il punto dove sono agganciata. 1, 2 e 3. Entro con l'uncinetto, lavoro un punto bassissimo e chiudo il secondo giro. Adesso ci alziamo di 3 punti per iniziare il terzo giro. Quindi, come abbiamo fatto prima, con 3 punti bassissimi, sui 3 punti successivi andiamo ad alzare di un rigo il nostro lavoro 1, 2 e 3. Volto di nuovo il lavoro. Carico il filo e vado sul primo punto alto del secondo giro sottostante e lavoro il primo punto e continuo lavorando punto su punto fino ad arrivare all'altro lato. Tutti i giri li chiudiamo e li iniziamo alla stessa maniera. Ci attacchiamo con un punto bassissimo, ci alziamo di 3 punti con un punto bassissimo, voltiamo il lavoro e ricominciamo a lavorare sui punti che abbiamo a disposizione. Ricordatevi che noi, quando abbiamo estratto i punti tra un punto e l'altro, abbiamo dato una catenella di separazione e quella va anche contata come punto quando voi vi andate ad attaccare. Vedete che io ho terminato un altro giro e mi devo andare ad attaccare alla stoffa per poi ricominciare. Quindi con 1, 2, nel terzo mi aggancio con un punto bassissimo. Salgo adesso ancora di 3 punti con dei punti bassissimi. 1, due, e tre, la catenella. Volto il lavoro e ricomincio a lavorare punto su punto. Questa è tutta la lavorazione che dovete fare fino a lavorare tutti i punti che avete tirato fuori dalla stoffa. Poi continueremo con la chiusura e le rifiniture.